Ma io penso che un primo contributo fondamentale alla politica lo abbiamo attraverso l'esperienza del cammino sinodale, il tema dell'ascolto. Una delle grandi tentazioni che la politica ha è quella di fare promesse senza ascoltare i bisogni veri, autentici. E anche il cammino sinodale può aiutare il mondo della politica davvero a mettersi in ascolto, a mettersi in ascolto dei territori, a far emergere anche le potenzialità in ascolto di quello che ciascuno può offrire e che rischia di essere marginalizzato. Invece, la politica deve imparare ad organizzare, la speranza, come direbbe Don Tonino Bello. Lui lo diceva all'interno della Chiesa, ma vale anche per il mondo della politica: organizzare la speranza, non solo, dire parole di speranza o, fare promesse. Questo mi sembra un primo elemento importante su cui convergere e sarebbe utile che tutti fossimo in questa direzione.